Hello guys, sono Cero e benvenuti su un nuovo video di gioco di Pokémon, gioco di carte con Family Online. Siamo qui con un nuovo spacchettamento. Prima però volevo dirvi due cose importanti. Uno, so che avevo promesso che non avrei fatto più video spacchettamenti suddivisi nel questo video. Ci ho ripensato perché, come vedete dalla mia schermata allenatore, sto cercando di arrivare al livello massimo, cioè al livello 30. Infatti dopo secoli e secoli ho deciso di iniziare a fare le missioni di tipo drago. Però per fare queste missioni tipo drago mi servono ancora alcune carte che sono nei pacchetti che possiedo. Allora, prima di tutto io farvi un attimo vedere il mazzo di tipo drago, che l'avevo già aperto qua. Con Magon, Shagon Salamence, Dratini Dragonair e Dragonite, dei Dragigon, due Kyurem bianchi, due Kyurem neri e il bellissimo Palkia X del Team Plasma. E volevo cercare di trovare qualcosa di interessante nei bellissimi pacchetti che attualmente ho in collezione, che sono i seguenti. Ho 3 della 7 nero e bianco glaciazione plasma, un turbo blitz, un vapore accesi e 6 casse. Quindi in questa prima parte apriremo questi 5 pacchetti, nella seconda parte altri 5 pacchetti più qualche cassa. Quali? Non lo so, perché al momento appunto non li ho. Quindi vedremo. Allora, iniziamo con una cassa. Vediamo cosa troviamo subito così. Abbiamo trovato 5 Pokémonete e un Zapdos. Classico, normale, niente di speciale. Partiamo con i pacchetti che mi interessano a me, perché questi pacchetti della glaciazione plasma mi piacciono un casino. Adoro le carte del Team Plasma. Vediamo cosa troviamo. Cinchou, Rattata, Sneasel, Beldum, Grimer, Espeon del Team Plasma, Sidra, Mawile, Medaglia Team Plasma e la rare un... Oh, iniziamo così proprio a bomba. Itran X Team Plasma, Bollitore 60+, un'energia fuoco di un colore. Se questo Pokémon è pensato a una condizione speciale, questo attacco di legge è 60 danni in più. Detona Press, 2 fuoco, 2 incolore. Se questo Pokémon ha energia plasma segnata, questo attacco infligge 10 danni in più per ogni segno di danno presente sul Pokémon difeso. Stupenda, una carta stupenda. E poi altre carte del Team Plasma, tipo Espeon, Medaglia del Team Plasma e un Rattata che sembra shiny. Praticamente è shiny. Se trovassi dell'energia plasma sarebbe perfetto. Beh, stiamo già partendo benissimo. Prima una cassa, possiamo... Proviamo. 5. Ok. Dollari e un Mag Cargo. Bello questo Mag Cargo. Con Fiamma Indomita, 60 più se Pokémon attivo deve stare il Pokémon X, questo è invece di 60 danni in più. Davvero una buona carta. Allora, per non aprire subito un'altra di queste, aprirei un Vapore Accesi che, come sempre, non mi ha mai regalato emozioni. Ma io ci spero ancora che qualche cartina me la regala. Hydran, Fungus, lo lasciavo tanto da fare. Niente carte nuove. 2 carte rare, la prima è un... Chandelure. E la rara è un... Sì. 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 Non sapete da quanto tempo sto cercando questo Talonflame, perché è una delle carte più sgrave che esista. Aliraffica, abilità. Se hai questo Pokémon hanno durante l'allestimento del gioco, cioè la prima pescata, puoi sceglierlo come Pokémon attivo e metterlo a faccia in giù. Lo metti direttamente in campo, senza farlo evolvere. E Blitz Aereo, Energy in colore, 40 danni, cerca il tuo mazzo fino a 2 carte e aggiungere quelle che manca. Qualsiasi carta vuoi prendere e non ha costo di ritirata. Cioè, se vi capita in mano, 40 di danno al primo turno, senza pietà proprio. È buonissima. Apriamo una cassa perché veramente non sto riuscendo ad agitare particolarmente. 5 è una cosa fatta, no? Niente di che. Ci sta andando benissimo per il momento. Glaciazione plasma. Fammi ancora godere, fammi godere ancora un po'. Orsi, Litwick, città congelata, Nidorino, Weedle e la rara è un... Cacto.
Cosa fa città congelata? Ogni volta che il giocatore assegna un'energia della sua mano dei suoi Pokémon, esclusi i Pokémon del plasma, mette i segni di danno su quel Pokémon. Quindi abbastanza cattiva se vuoi fare un match in plasma. Ok. Niente di speciale, altra cassa. 25 monete e un legame mentale con un Scizor. Buono. Peccato che non ho Scizor X, ma dettaglio. E Mega Scizor. Ok, andiamo qui. Turbo Blitz. Vediamo cosa troviamo. Cacna, Starly, Remorite. Energia arcobaleno che mi serviva. Due rare, la prima è un... Certo. È la rara un... Dio Cristo, che culo sto avendo. Mi sono trovato nello stesso pacchetto Remorite e l'Octillery, che vale di più in assoluto. Mano abissale, abilità una sola volta durante il tuo turno. Prima di attaccare puoi pescare fino ad avere 5 carte in mano. Ogni volta che trovi un Octillery nel mazzo avversario, nella tua panchina, fidati, non verrà mai messo in campo, perché la sua abilità fa tutto quello che deve fare. Tu continui a giocare le carte, appena hai 3-4 carte, mano abissale, turno dopo giochi carte, mano abissale, turno dopo giochi carte, mano abissale. Finisci il mazzo in un secondo, ma se hai il mazzo adatto, trovi tutte le carte che ti servono. Veramente, mi sto emozionando tantissimo. Questo spacchettamento sta andando da Dio. Da Dio. 5 monete, la rara è un Milotic. Ma sì, dai, tanto mi sta bene tutto ormai. Va bene, mi stai simpatico. Ultimo pacchetto di glaciazione. Vediamo cosa troviamo. Upper, Litwick, Padwin, Willow, Scure, Execute, Starly. E la rara è un... carino. Prendo una carta del team plan da proprio di scarta e giù le carte che andiamo. Ok. Ok, ultimo paulino. 10 monete. E la carta che è un Whiskash. Ok, ragazzi. Come sempre, il nostro bellissimo Tayonetto. Ci vediamo alla seconda parte del video. Ed eccoci alla seconda parte. Yeah! Allora, ho preso altre 3 bustine, sempre della serie Glaciazione Plasma. Abbiamo 4 forzieri da aprire e un pacchetto di evoluzioni. Ho voluto prenderne altre perché mi sento che dentro questa pacchetto di Glaciazione Plasma, prima che spariscono dal market, troverò il modo. Quindi, 4 pacchetti, 4 bauli. Iniziamo con un pacchetto di Glaciazione Plasma. E speriamo in bene, dopo aver trovato Itranex e avendo già qualche ex, mi aspetto il Dialga. Ok, per il momento niente di nuovo. Lantern, 2 carte rare. La prima è un Mr. Mime. E la rara è un oh, Gechis Full Art. Il professore mostra le carte che ha in mano e rimischia tutte le carte strumento dalla sua mano nel suo mazzo. Poi tu peschi un numero di carte pari al numero di carte strumento che il tuo avversario ha rimischiato nel suo mazzo. Una carta molto molto infame. E poi Full Art è stupenda. Niente, veramente, questi pacchetti di glaciazione plasma mi stanno facendo un sacco di regali. Apriamo un baule. 5 monete. E una carta rara. Che è un Serperior. Buono, buono, buono. Serve molto, è molto buono questo Serperior. Molto molto buono. Ok. Altro pacchetto di glaciazione. Altro pacchetto di glaciazione. Dai, fammi ancora gioire. Ormai questo qua è il video più bello di tutti. Oh, buono, buono, buono. Energia plasma, la cercavo. Kakuna, Vanilla, Simple, Yamask. E la rare un Mach Team Plasma. Buono, buono, buono. Tutta questa energia mi serviva moltissimo. Altro baule. 5 soldini. E una carta rara che è un Gengar. 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 Buono, buono, buono.
Allora direi di fermarci con la glaciazione e apriamo questo pacchetto di evoluzioni per vedere se troviamo magari un Blastoise, un Venusaur, qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Charmander, Voltorb, Diglett, Caterpie, Gastly, Elegante Tale, Nidoran Doppia, Nidorino, Magmar e la rara è un... Brutto pacchetto. Altro baule. 10 soldi e un'energia pericolo. Va bene. Apriamo anche l'ultimo baule che abbiamo. Sono dentro 10 soldi. E la carta rara è un... Crawitzel Turbo. Non male. Cioè, come carta in sé per sé non mi serve una mazza, però è pur sempre una carta turbo, quindi... Ultimo pacchetto del video. Vediamo se anche questo pacchetto ci regala grandi gioie, perché è veramente il miglior episodio di sempre. Cacne, Flareon del Team Plasma, Onix, Swalot, Cincho, Hawking Cove, e l'ultima carta rara è un... Ok ragazzi, e abbiamo finito. Sono contento perché abbiamo trovato un sacco di carte del Team Plasma. Vediamo dov'è che la sezione nero e bianco. Dov'è? Glaciazione Plasma. Ho trovato un sacco di carte della serie di Glaciazione Plasma, un sacco di carte appunto del Team Plasma, per cui appunto Espeon, Flareon, Itranex. Ho trovato un casino. Tutte bellissime, Mac, un Team Plasma, e poi che altro abbiamo? Basta, fine. Nessun'altra carta del Team Plasma. Ah, VanilluxE basta. Ok ragazzi, e così si conclude anche questo video. Spero che vi sia piaciuto, a me moltissimo, e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao ciao.